Zombie Apocalypse. Eccomi qui, dunque ragazze, come state? Ho appena finito di mangiare e adesso sto facendo un altro video per voi. Dunque, ho mangiato della pasta con la panna e niente, sono qui a riposarmi un po'. Non sto dormendo perché, cioè, non dormo di pomeriggio perché tante volte non mi va. Quindi eccomi qua a fare un video per voi. Dunque, di conseguenza, il trucco non se n'è andato. È tutto qui. Vabbè, un po' sì, alle parti qui, perché mi sono un po'... Come si può dire, sono andata un po' fuori, quindi sono... Non, come si può dire, se mi sono un po' palpeggiata con la mano, perché mi sono un po' appoggiata mentre guardavo la televisione, nulla di che. Comunque, per capirci, io ho fatto un po' così, quindi il blush se n'è un po' andato da quelle parti. Comunque niente, tra poco mi lavo i denti perché non li ho ancora lavati, però vabbè, dettagli. E niente, ho spento la tele perché tanto non la stavo ascoltando, poi si vede poco e niente di tele, nel senso che la televisione fa veramente pietà, fa pena, perché non si vede niente e poi anche perché la televisione è un po' instabile, nel senso che non si vede nulla, o l'antenna è messa male da su dal mio terrazzo, o la televisione sta andando a farsi benedire, non lo so, non me lo chiedete perché non ho idea di cosa stia succedendo. Quindi praticamente adesso io tra poco, non lo so, o pulisco casa o mi dirigo a fare altri video di che ho in mente io da tanto tempo che non ho ancora messo in atto. Vabbè, non voglio fare promesse perché poi so che non le mantengo, quindi voglio vedere cosa riesco a fare. Volevo pulire un po' la mia stanza, ma lo rimando al fine settimana, che è meglio tra venerdì e sabato, che sono i giorni che preferisco di più pulire la mia stanza e fare video di pulizie with me, come si chiama, cleaning, non mi ricordo il titolo, comunque una cosa del genere. E niente, ragazzi. Eccomi, allora, sono dovuta venire in camera perché mio nonno mi interrompe in continuazione. Nonostante le dico che sto registrando video per YouTube, mi dice sempre: ma che cavolo fai adesso che sei così malaticcia con l'influenza? Sì, lo so, mi dovrei riguardare, ma non ce la faccio a riguardarmi perché voglio fare video con voi, tirare i contenuti il più possibile e andare avanti col canale YouTube se ci riesco. Quindi, vabbè, dettagli. Niente, ho riacceso la televisione per fare in modo che mio nonno non possa capire che ogni volta che devo fare video non mi deve interrompere, ovviamente. Già. Adesso nulla, speravo di fare altri video. Ah, nel frattempo voglio sistemare un po' il blushettino, non si può sentire, però vabbè, ce lo facciamo andare bene. Il blush voglio sistemare, questo qua che ho, e ritoccarmelo. Ah vabbè, prima devo lavare i denti, poi me lo ritocco meglio. Vabbè, fatemelo, sistemo lo stesso, là. Sempre se mi riesce, non è detto. Dov'è che... ecco qua. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Allora, da qui. Parto da qui. Non è male, dai. Sto blush, mi sto piacendo il mondo. Tutto bello, tra l'altro questo qua che vi ho fatto vedere stamani è lo stesso, vedete? Il maxi blush della Rimmel Ford, che poi è quello che, cavolo, è come blush, sì, della Rimmel, questo che è 003 Wild Card, questo qui, vedete? Ci sarà scritto a che parte, ma non si vedrà mai perché io all'inizio che metto la telecamera non posteriore, ma quella frontale, vabbè, niente. Cioè, perché mi ci trovo meglio a farlo con la telecamera frontale che non quella posteriore. E vabbè, ragazze, ok, ragazze, eccomi qui. Dunque,
Con queste cose che sembrano non so che cosa, un so dire un Joker, per dire, non prendetelo sul serio, però la verità, mi sento un po' Joker, ma lasciamo perdere che è meglio, ma volevo darmelo giusto a Tina perché ero troppo, oddio, adesso lo sono pure troppo davvero, aspettate un attimo, troppo. Vabbè, ci sta ragazzi, ci sta, finché siamo in casa possiamo pure giocare quanto vogliamo col make up, anche se è troppo. Vabbè, anche qui vabbè, no comment, no comment, no comment, no comment, ciao. Anche di qui vedete che mi ha tolto quello che avevo già di tanto. Boh, vabbè, niente da fare. Niente, comunque, sta il fatto che oggi non so quanto riuscirò a registrare perché un po' mi interrompe lei e un po' appunto devo riuscire a registrare, capito? Non so ancora se riuscirò a registrare perché non perché mi interrompe lei, ma perché devo dire sempre che cosa voglio registrare di contenuti. E vabbè, mi sembra giusto. Non a lei, a voi. Allora, innanzitutto, oggi, non so, mi sono sentita un po' che a momenti non riuscivo neanche a capire che no, non riuscivo a sapere cosa volevo registrare. Quindi ho detto, ma o registro un getter di ultimi, di quelli veloci, senza velocizzare i passi, perché se no così non si capisce niente, oppure registro un getter di ultimi. Di quelli proprio non sono veloci, senza velocizzare i passi, perché sennò così non si capisce cosa. Una mazza, appunto. Quindi ho preso e vi ho, anche se non vi ho dato il buongiorno all'inizio, però cioè, avete capito che ero presa dal, e lo sono tuttora, presa dal raffreddore. Comunque, niente. Quindi, come mi è andato il pranzo? È andato piuttosto bene, mi è andato bene. Ho bevuto tanta acqua perché l'acqua va bene, beh, fa benissimo bere l'acqua. E poi ovviamente mi sono, come si dice, non mi rammento, come dire, aiuto. Scusate. Allora, dicevo, mi sono attenuata a bere sia tanta acqua che anche a farmi un bel caffèuccio, perché caffèuccio, come dice Barbarossa, c'è da prenderlo sempre. Vabbè, Barbarossa dei poveri, io sono a questo punto. Allora, tolto col cesto che c'era dietro di me, perché non faceva granché figura, non è un bell'immagine per il canale, per il cestello della mondizia lì dietro, e quindi l'ho messo nascosto dove voi non l'avete visto, quindi meglio così, perché non è bellissimo. Vabbè, lì c'era lo specchio dove mi si inquadra la mia cipollina, già la cipolla dei miei capelli, e vabbè, e niente. Quindi, ragazze mie, cosa dirvi di bello? Finalmente sto riuscendo a registrare altri video che piacciono a me. Non sono ancora riuscita a registrare quelli che vanno virali su internet, ovvero quelli delle challenge, però quasi quasi vorrei registrarvi anche il video virale dei trucchi, senza che mi devo truccare, cioè commentando insieme a voi i video che vanno più virali su TikTok. Ma non lo so. Eccomi qua ragazze, dunque sono appena ritornata, sono rientrata perché avevo da fare una cosa veloce, da prendere le gocce quelle rilassanti perché sapete le mie lagagne, ve l'ho già accennato, quindi va bene così. Sono gocce un po' per rilassarmi. Sapete che sono un po', non dico proprio ansiosa, ma quasi, quindi queste gocce mi calmano, oltre che io sono nebrottica psicologicamente, ho bisogno di gocce un po' che mi fanno calmare, perché sennò io appunto comincio i miei 5 minuti senza un valido motivo e non ce ne sta bisogno, quindi meno male, sante gocce che mi aiutano. Non sto prendendo, se state pensando che prendo compendium, non è compendium, è un altro, compendium, vabbè, una medicina che sento parlare da altri youtuber che prendono,
Non faccio nomi perché non mi interessa, non mi va, però ho sentito di altre ragazze che prendono questo tipo di gocce. Io prendo altre gocce che non vi sto qua a dire quale. Perché, prima di tutto, non sono un medico, prima cosa. Seconda cosa, non mi va di mettermi in mezzo. E terza cosa, non mi va di mettermi a dire troppe cose mie personali su internet, perché non si sa mai, meglio evitare. E quindi nulla, sì, vabbè, lo ammetto, prendo gocce per calmarmi, perché purtroppo con le mie patologie è ovvio che qualcosa la dovrò prendere per stare bene, per calmarmi un po', per avere un po' più di sollievo, sia mentale che fisico. Quindi un po' di good karma ci vuole per stare bene con se stessi, non so con gli altri, ovviamente. E niente, cosa dire di bello? Adesso tra poco non so quanto sono arrivata, quanti minuti? Perché senza occhiali non vedo niente, già ve lo dico, 10 minuti di video, ok ragazze. Quindi niente ragazze, ah, perdonatemi se vedete la vestaglia, ma appunto come vi dicevo sono reduce. Allora, eccomi dunque, mi hanno appena finito di sistemarsi con l'aspirapolvere della stufa pellet per pulire appunto la stufa pellet. E adesso volevo dirvi semplicemente che se riesco a fare quei benedetti video virali, perché non è detto, ci voglio provare, ma non lo so. Quindi vi stavo dicendo che, ah sì, del fatto che ho la vestaglia perché sono con la reduce dall'influenza, dal raffreddore, non influenza, influenza è brutto da dire perché se non sto dicendo altro, ma vabbè, ci siamo capiti, sono ancora un po' reduce dal raffreddore, quel raffreddore dannato che ho io, quindi vabbè, niente, e mi devo per forza di cose usare la vestaglia. Sì, sono vestita, però ho bisogno della vestaglia per tenere un po' di tepore sulle mie cassa costo diaframmatico, ovvero i miei polmoni, quindi ho bisogno per forza di cose, di tenere la vestaglia che mi tiene un po' di tepore caldo su tutto il resto del mio corpicino. Se non vedete col cappello, perché ragazzi, non ho mai tenuto il cappello, però vabbè, non c'entra niente, solo per dire a voi che ho bisogno di un po' di tepore, sì, di calduccio. Anche se registro video, preferisco stare comoda perché mi va a me. Quanto siamo arrivati a 10 minuti di video? Ok, niente. Come sopracciglia che ho utilizzato prima, già ve lo dico cosa ho utilizzato. Ho il solito pettinino, e questo gel fissante per definire le sopracciglia, colorato anche della Douglas, questo qua, molto buono perché mi dà molta colorazione alle ciglia, ed è questo qua, vedete? Poi questa matita qui, che è del rimmel, vedete, si sta rimpicciolendo piano piano, ma meno male che non ha altre di scorta, ma non come questa, ma diversa. Ed è questa qui della rimmel con, come dire, con questo pettinino qua, vedete? Già. Questo e niente, e questo mi aiuta a far sì che riesco a far sì, questo dicendo, vabbè, a ridefinire un po', a uniformare e ridefinire le mie sopracciglia. Niente, questo era quanto. Per quanto riguarda, vabbè, il blush della Rimmel, bronzer, quasi tutta la base di Rimmel, tranne che il correttore, che è della L'Oreal Infallible 327 cashmere, se vi può interessare. Con quello mi ci trovo bene, copre molto bene le occhiaie, copre anche molto bene le discromie, lo uso anche un po' come sia primer, anche se non sempre, perché non sempre lo metto, ma qualche volta sì, e lo metto anche un po' tipo come fondotinta da una parte o dall'altra del viso. Non lo metto qua perché sennò mi secca tutta la parte della zona T e non mi sta bene, però qui lo metto sul mento. Già, perché altrimenti sarebbe una catastrofe. Già. E niente, ragazzi, siamo già a 14 minuti che registro. Ok. Tanto mi riguardo qua a vedere come sono. Beh, non è male il trucco, dai, sta resistendo. A parte che sembra un po'
Ancora un po' palliduccia, però vabbè, sta qua, c'è il residuo di gocce perché ho appena messo le gocce e mi si stanno un po' seccando qua la parte qui dell'angolo lacrimale dell'occhio, come si chiama? Com'è che si chiama? Sì, dove metto il correttore, Viera. Lo dovrei anche un po' risistemare perché mi è venuto un po' come si può dire? Sì, mi si è seccata un po' la parte, questa parte qua. Voi non la vedete, ma io la vedo. Sì, mi si è un po' crepato il correttore. Non è colpa sua, sono io che ho messo le gocce, quindi è andata un po' a diventare un po'. Ma come si può dire? Non mi viene in mente come che dire. Tipo, avete per esempio la sabbia del Sahara, il deserto del Sahara. Ecco, si è un po' crepato. Ma non perché non ho messo la cipria ce l'ho messa off camera, perché ho messo appunto il correttore, non il correttore, ho messo le gocce e il colirio per gli occhi e di conseguenza, anche se io l'ho fissato e tutto, ha fatto sì che, no, lo so che per voi non c'entra niente, ma per me ho la pelle talmente secca che è una cosa allucinante che qualsiasi cosa io metto mi fa questo scherzo, che ci posso fare, ragazzi? Io provo a idratare, a fare tutto, a fare maschere, ma non c'è niente da fare. La mia pelle rimane proprio secca, secca, allucinante, non so come dirvi. Anche se si prova a assorbire tutto, ma non sempre. Ho notato comunque, a proposito, ragazzi, tengo a ribadire che ho notato che qui la pelle si sta di nuovo riuniformando, si sta diventando di nuovo una cosa più accettabile, perché prima ero troppo secca qui. E quindi si sta di nuovo diventando più normale, si sta normalizzando, sta diventando più liscia qui. Sarà perché sto facendo sia molte maschere che scrub, ma anche non solo l'esfoliazione, ma anche più che altro tante creme sto mettendo qua, tante. Quelle poche che metto mi stanno aiutando molto per quanto riguarda la mia pelle, qua su, qui intorno alle guance e anche sul resto di tutto il viso. Nulla. Aggiornamento skincare, questo lo va a essere. Oltre a video così di chiacchiericcio, aggiornamento skincare io lo chiamerei quasi quasi. Oltre al make-up, perché nel make-up allora non ho messo nulla se non che appunto questa terra che ho cercato di ricompattare, ma che ormai ricompattata sono assolutamente no. Comunque, vabbè, lo sto finendo. Aiuto della Sun Shimmer Rimmel. E poi ho utilizzato appunto il, dove l'ho messo? Non lo trovo più. Ah, il blush, che è buono, è top. E poi basta, non ho fatto altro a parte sopracciglia, correttore, che non so dove l'ho messo, eccolo qua, il correttore della Infallible, eccolo, vedete? Non so cosa si possa vedere, ma è questo 327 Cashmere. Molto buono, e a parte quello non so perché, ma quando metto collirio così, va così. Mentre cosa ho messo? Ah, la cipria, come cipria sono andata a mettere questa qua della Rimmel, sì, Warm Beige 006, questa qua. Nulla, nulla di speciale. Mi piace. Setta bene il trucco, a parte quando devo mettere il collirio, ma lì volendo si può ristruccare con l'acqua struccante, l'acqua micellare struccante di Garnier, e rimettere tutto da capo, anche senza bisogno di risciacquare, ma io ogni volta o risciacquo o vado fuori di testa perché preferisco risciacquare, anche se vado solamente a fare una parte lì interessata per struccare parte del viso. Niente, ragazze, questo era tutto e adesso se riesco, perché sono già 19 minuti che registro, aiuto, vabbè. Niente, io qualche cosa o la taglierò o se non la taglio non lo so come fare, perché per forza devo tagliare qualcosa, non lo so, vediamo. A presto. A dopo, ciao. Mettete un bel like di supporto se questo video vi è piaciuto. Attivate la campanella qualora voi decidereste, vabbè, decidereste, non so come si dice comunque. Se voi, come si dice? Vabbè, se decidete di iscrivervi, mi farebbe un enorme piacere, e attivate la campanella.
per non perdere i prossimi miei video, i miei video aggiornamento sul canale YouTube, e iscrivetevi al mio canale YouTube, no, scusate, TikTok, vabbè, ci siamo capiti, e ciao, seguitemi su Instagram, ciao!